Dal Vangelo di Matteo. Gli 11 discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa della Santissima Trinità e la buona novella vi raggiunge proprio dalla parrocchia della Santissima Trinità in Villa Andreoli, l'unica parrocchia della nostra diocesi dedicata al nostro Dio, appunto alla Santissima Trinità. Questa festa capita immediatamente dopo la chiusura del tempo pasquale e la festa della Pentecoste, perché è come se la Chiesa ci volesse insegnare che senza il dono dello Spirito la Trinità ci rimane mistero incomprensibile. Del resto, cosa potremmo capire di un Dio che è uno e tre persone contemporaneamente? Non potremmo entrare dentro questo mistero come anche la storia di Sant'Agostino e del bambino che voleva svuotare il mare con un cucchiaio ci ricorda. Il Vangelo, infatti, quando parla della Trinità, quando parla di Dio, non presenta una formula, non presenta una lezione di filosofia, non presenta un principio teologico, racconta una storia. Racconta una storia che parte dall'eternità e all'eternità ritorna. Una storia che parla di un Dio che si manifesta all'uomo, che si fa conoscere dall'uomo, che si fa vicino all'uomo e gli dice che sarà sempre con lui, ogni giorno fino alla fine del mondo. È davvero un Dio fuori del comune, il nostro Dio, per usare un'espressione di una canzone molto famosa di un complesso che ha vinto il Festival di Sanremo, che ha vinto anche l'Euro Festival. Potremmo dire che il nostro Dio è fuori di testa. È un Dio fuori di testa perché è amore e ci ama di un amore folle. È un Dio fuori di testa perché ci dona suo Figlio, perché noi possiamo essere salvati insieme con tutta la creazione. È un Dio fuori di testa perché ci colma dei suoi doni. E anche Gesù è fuori di testa. Non solo offre la sua vita per noi, ma punta su una squadra che lo abbandona, lo tradisce, lo lascia solo, ma che lui non abbandona. È sempre su quella squadra, sempre su quegli 11 che Gesù continua a puntare e a loro dà un appuntamento, a loro offre un invito: tornate in Galilea, venite sul monte. È come dire venite in Abruzzo, sul monte. Quale monte? Il Velino, la Maiella, il Sirente, il Gran Sasso? Non è un significato geografico quello che voleva indicare Gesù, ma è un significato teologico, è un significato esperienziale. Venite sul monte, quello delle beatitudini, quello della trasfigurazione. Imparate ad entrare nella mia logica, logica d'amore e di vita. Imparate ad entrare nella mia logica, quella che vi trasfigura, vi fa nuove creature, vi fa figli amati del Padre, vi fa fratelli salvati da me, vi fa tempio dello Spirito Santo che vi consola in ogni difficoltà. E se Dio Padre è fuori di testa, se Gesù è fuori di testa, ci chiedono di essere anche noi fuori di testa, accogliere il loro dono d'amore, accogliere il loro dono di vita e di questo diventare annunciatori e testimoni, fare esperienza di Dio
per poter raccontare questa esperienza. Provate a pensare, fratelli e sorelle, potete leggere tutti i libri sul nuoto che volete, ma se non vi gettate in mare o in piscina, non imparerete mai a nuotare. Potete leggere tutti i libri di cucina che volete, ma se non vi mettete ai fornelli, non imparerete mai a cucinare. Così possiamo leggere tutti i libri di teologia che vogliamo, ma se non facciamo esperienza di Dio, noi non potremo mai annunciare e testimoniare Dio. L'amore può essere annunciato e testimoniato solo da chi ne ha fatto esperienza. Solo chi lo vive l'amore lo può raccontare e testimoniare. E se Dio è amore, noi dobbiamo vivere l'amore per vivere Dio. Noi dobbiamo fare esperienza dell'amore per raccontare e testimoniare Dio. Questo Gesù ci chiede, invitandoci ad andare sul monte in Galilea. Questo Gesù ci chiede quando ci chiede di battezzare tutti nel suo nome, come dicevamo già nelle domeniche precedenti, quando ci chiede cioè di immergere tutti in Dio, di immergere tutti nell'amore e nella vita di Dio, perché tutti ne possiamo essere trasfigurati. Non temiamo di non potercela fare, Egli è con noi, ci accompagna sempre. Non è solo davanti a noi Dio, come il Dio del Vecchio Testamento. Non è nemmeno semplicemente con noi, come oggi Gesù ci ricorda. È in noi, con il dono dello Spirito. Certo, dovremo affrontare anche il giudizio della gente. Essere fuori di testa, per recuperare ancora questa espressione, significa essere stoltezza per i greci e scandalo per i giudei. Essere fuori di testa significa sentirsi dire, come Paolo ad Atene, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ma se noi rimaniamo in Dio, se noi rimaniamo nel suo amore e nella sua vita, se noi rispondiamo con fedeltà alla sua fedeltà, non dobbiamo dubitare di noi stessi. Possiamo andare avanti. Quello che è impossibile agli uomini sarà possibile a Dio. Ed infatti quegli 11 che però dubitarono sono stati quelli che hanno fatto giungere il Vangelo a noi. Sono stati quelli che ci hanno raccontato un Dio amore, un Dio Trinità, un Dio famiglia, in cui ci sono, come diceva Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze. Questo noi dobbiamo annunciare e testimoniare, la diversità fra noi, ma l'unità dell'unico popolo di Dio, dell'unica famiglia di Dio. Tantissimi auguri, fratelli e sorelle, figli amati e prediletti dal Padre. Tantissimi auguri, fratelli e sorelle salvati da Cristo, nostro fratello e Redentore. Tantissimi auguri, fratelli e sorelle, Tempio dello Spirito Santo, consolati da Lui.